serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Oggi glitch bomba. Avete sempre voluto il badge della IIA, ragazzi? Da oggi non è più un problema, lo metteremo su tutti gli outfit. Allora, iniziamo con i requisiti. Dovete scaricare questa attività, ragazzi, che vi lascio in descrizione. Sono uguali sia per old gen che next gen, quindi metterò solo quella di Play e solo quella di Xbox. A questo punto, una volta scaricate le attività, ragazzi, con il social club, è la cosa più semplice che esista. Dobbiamo andarci a scegliere il completo su cui vogliamo mettere il badge. Allora, ragazzi, se entrate dentro l'attività con i caschetti colorati, vi toglierà i caschetti. Quindi io vi consiglio di metterlo su il completo prima di mettere i caschetti, se no quando andate a salvarlo poi perdete tutta la roba che c'è sulla testa. Quindi a questo punto, una volta all'interno del cerchio giallo, ragazzi, dobbiamo spammare la freccia a destra. A questo punto, una volta che avete spammato freccia destra, raga, si avvierà l'attività. Non vi sto a far vedere nei minimi dettagli perché non serve, velocizzo questo pezzo di clip, ragazzi. Dovete semplicemente startare l'attività, quindi andate su gioca e avviate l'attività. Confermate le impostazioni come se fosse un'attività normalissima. A questo punto, una volta spawnati, ragazzi, non ci resta altro che andare a salvarci il completo con il badge. E per salvarlo, regà, dobbiamo andare in un appartamento, in un qualsiasi appartamento, ragazzi, dove ci fa entrare. A questo punto vi velocizzo la clip e vi faccio vedere che io vado alle Clips Tower, ragazzi, entro all'interno e una volta che sono all'interno vado nella zona degli outfit e salvo il completo normalmente. Intanto, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, attivate la campanellina per essere aggiornati sui migliori glitch di GTA 5 online, ragazzi, su Xbox. Quindi, raga, come potete vedere, io sono entrato normalmente nell'appartamento, sto entrando dentro la zona outfit e mi vado a salvare l'outfit. Vi ricordo, se avete il caschetto su quell'outfit, salvatelo in un altro slot, perché sennò andate a perdere il caschetto. Come ben vedete, io non ho più il caschetto e nella maschera addosso. Mi toccherà spostare il badge dopo, oppure il caschetto, che è più semplice, ragazzi. A questo punto quittiamo l'attività e il gioco è fatto. Una volta che saremo spawnati in lobby, raga, non ci resta altro che aprire il nostro menu interazione, andare sullo stile, ragazzi, e andare sul completo che io ho salvato come IAA, ok? E come vedete, sbadabam, raga, avremo messo il badge sul completo che volevamo. Potete farlo su tutti i completi che volete e niente, raga, io vi lascio e alla prossima. Sbadabam.